Dico due o tre cose a margine di questa mostra e del tema, evidentemente, perché ci sono alcune cose che avevamo in testa quando l'abbiamo fatta. La mostra è stata fatta l'anno scorso in occasione del 70° anniversario degli scioperi del marzo del 44. Quindi mi va molto bene parlare dopo De Luca, che ha ricordato gli scioperi del 43. La mostra rielabora in buona parte i materiali che nel 60° anniversario degli scioperi del 44, quindi 11 anni fa ormai, avevamo riunito dopo una ricerca molto approfondita negli archivi e nella memoria della città, in un libro che vi ho portato e che, se vorrete, potrete acquistare. Il libro si intitola I cancelli erano chiusi ed è appunto la prima ricostruzione organica di quei fatti. Perché 10 anni fa, 11 anni fa e poi l'anno scorso abbiamo ritenuto fondamentale tornare a lavorare su queste cose e proporle all'attenzione pubblica? Perché il marzo del 44 è un momento centrale, veramente centrale, della storia della nazione, della nostra storia, della storia di quella fase che è la lotta di liberazione contro il fascismo e contro l'occupazione nazista, che un po' paradossalmente, mi verrebbe da dire, ricadendo ormai sotto la definizione generale di resistenza, offusca a tratti una serie di storie molto complesse. Perché dico che il marzo del 44 è un momento centrale? Perché il marzo del 44 è di fatto il momento della saldatura tra una lotta armata, che è una lotta di una minoranza cosciente, mettiamone in questi termini, minoranza non esigua, nel senso che sono comunque migliaia le persone che si battono in armi contro il fascismo, ma sono comunque una minoranza, e una maggioranza disarmata che trova il momento, la forza, il coraggio di esporsi e di prendere in mano la propria vita e il proprio futuro. Allora, quello è il momento centrale. Lo sciopero, a differenza dello sciopero del marzo del 43, che ha sicuramente degli esiti politici, ma che è uno sciopero di carattere rivendicativo, è uno sciopero da un certo punto di vista tradizionale. Lo sciopero del marzo del 44 è uno sciopero politico, dichiaratamente politico. È uno sciopero che le organizzazioni antifasciste, che a quel punto si sono già unite nei comitati di liberazione nazionale, che a quel punto stanno già sperimentando, scusate se uso questa parola che può sembrare fuori luogo, ma è la pure semplice verità, stanno sperimentando la lotta armata. Nel marzo del 43 no, nel marzo del 43 non c'è niente, la resistenza nasce dopo l'8 settembre. Allora, in quel momento lì, queste due realtà, che avrebbero potuto anche avere storie separate, trovano il momento di coagulo. Lì il fascismo e l'occupante nazista capiscono di avere perso. Perché nel momento in cui la lotta armata si salda alla resistenza popolare, lì è chiaro che la storia ha preso una strada. Potrà essere ancora lunga, potrà essere come sarà, dolorosissima, però è deciso. Allora, lo sciopero è fortemente voluto dalle organizzazioni antifasciste e soprattutto dal Partito Comunista, ma è uno sciopero dichiarato con
con molta paura, perché proprio perché si capisce che è centrale, se fallisce è un disastro. Allora, in questo momento centrale anche le nostre zone, anche la zona Comasca, che è una zona che non brilla quasi mai per audacia, trova un momento di consapevolezza davvero al di là delle aspettative. Gli scioperi riescono non solo nelle grandi fabbriche, non solo a Torino, non solo a Milano, ma riescono a Como, riescono persino in piccoli paesi, Maslianico, dove ci sono fabbriche certo di proporzioni non gigantesche, e dove questa cosa significa una cosa estremamente importante che a noi a volte sfugge, e cioè che fare lo sciopero significa metterci la faccia. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, perché significa sforzarsi di comprendere la storia della lotta di liberazione contro il fascismo e l'occupante nazista in un modo un po' diverso. Perché, e anche qui scusate se torno ad usare un avverbio che io lo so uso troppo spesso ma che non riesco a sostituire, perché in maniera paradossale gli atti di eroismo, gli atti tragici, i martiri della resistenza hanno offuscato quella che è la quotidianità. Gli scioperi del 44 ci servono oggi, a distanza di decenni, per capire anche questo. Al centro degli scioperi a Como c'è la principale fabbrica della città, la tintoria Comense, quella che poi diventa nota come Ticosa, ma che allora si chiama Comense. Per i comaschi è la Comense. All'interno della Comense lo sciopero riesce per il grande sforzo di un gruppo di attivisti politici di fede comunista, molto forte. Lo sciopero alle 10 parte quando una mano anonima tira la sirena, e anche qui dobbiamo provare a immaginarci questo paesaggio sonoro. La sirena ferma il rumore della fabbrica. Tutti gli operai e le operaie scendono nel cortile e i cancelli sono chiusi, ed è per quello che abbiamo intitolato il libro "I cancelli erano chiusi", e arrivano i fascisti. I fascisti sono dall'altra parte della strada. Non è cosa da poco. Perché, ripeto, un conto è scioperare sperando che il nemico non arrivi, un conto è essere sicuri perché tutte le mattine li guardavano negli occhi. Dall'altra parte della strada, rispetto alla Comense, c'è la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana. Non si può neanche dire che fossero i peggiori, perché fare la classifica dei peggiori è difficile, ma certo era il nemico. Arrivano. Sanno già chi sono i responsabili, e infatti dichiarano, fanno l'appello. I comunisti si sa chi sono, sono alcune donne, alcuni uomini, cercano di portarli via, e a quel punto succede quello che non avrebbe dovuto succedere e che invece succede, ed è che una ragazza, una giovane ragazza, dice no, questa cosa non è giusta. Lo sciopero l'abbiamo fatto tutti, e quindi o ci arrestate tutti o nessuno. Questa ragazza, che è diventata un'amica di tutti noi, perché verrà deportata a Mauthausen, ma torna, e oggi è una testimone, come dire, che riesce a raccontare questa cosa come nessuno di noi lo può fare, che è Ines Figini, ci dimostra che la lotta di liberazione è un fatto quotidiano. Certo, Ines, senza i clerici, gli Zampiero, non faccio l'elenco perché sarebbe troppo lungo, non sarebbe servita, ma vale anche il reciproco. Allora, questa è la cosa a cui teniamo di più, ed è la ragione per cui questi fatti devono essere conosciuti,
devono essere approfonditi, devono entrare nella nostra memoria e nella nostra consapevolezza fino in fondo, perché sennò la storia della liberazione è una storia sbilenca, una storia non sbagliata, perché per carità va bene lo stesso, ma è una storia disequilibrata. Questa è la prima cosa che ci tengo a sottolineare, spero che si capisca dalla mostra, ma per esempio, un po' per pudore e un po' perché la mostra giustamente deve essere molto sintetica, non viene fuori in modo così evidente il significato profondo dell'esperienza appunto di Ines Figini. Gli scioperi comaschi costeranno 9 deportazioni, 7 uomini e 2 donne. Le due donne per fortuna torneranno entrambe, appunto Ines è ancora con noi, un po' affaticata, certo non è più una ragazzina, ma è una forza della natura e quindi stamattina era in piazza, in prima fila davanti al palco. Gli uomini moriranno tutti, dico tutti perché anche l'unico sopravvissuto che riuscirà a tornare dopo la fine della seconda guerra mondiale e lo smantellamento dei campi di concentramento morirà pochi mesi dopo, minato nel fisico. Allora, di questa cosa, l'altro aspetto che vorrei sottolineare è, lo dico in maniera un po' pomposa, è la fatica della memoria, nel senso che tutte queste vicende, così come quelle della resistenza in montagna, delle varie brigate, così come quella dei vari GAP, dei gruppi di azione patriottica, o delle SAP, le squadre di azione patriottica, o dei gruppi di difesa della donna, così come le storie degli scioperi, sono storie che abbiamo ricordare e abbiamo, scusate, non è un plurale maiestatis, ma è questo gruppo, per fortuna molto più vasto di quello che possa sembrare, di persone che in tutti questi anni hanno, e non da ieri, non da oggi, hanno lavorato a ricostruire, a raccontare, a cercare di raccontare questa vicenda molto complessa in un modo che ne restituisse la complessità. Perché anche qui non vorrei sembrarvi, come dire, poco ligio a celebrazione, ma è facile raccontare gli episodi più alti, più gloriosi, più usare questa parola. È più difficile andare a cercare appunto quella che è stata la quotidianità, l'opposizione al fascismo, giorno dopo giorno, l'opposizione di tante persone che avrebbero potuto che avrebbero forse anche legittimamente potuto pensare di avere già dato, e allora questa è la fatica della memoria che ci tocca, ma che dobbiamo, che se no quella fatica ben più grande, quel sangue, sudore, lacrime che quelle persone hanno versato, e allora per finire vi racconto molto brevemente la vicenda che c'entra ovviamente con la lotta di liberazione contro il fascismo e l'occultismo nazista, della persona a cui è intitolato l'Istituto di Storia Contemporanea, a cui mi onoro di Pier Amato Perretta è un martire della resistenza. Pier Amato Perretta era un magistrato della Regia. Trasferito, come è ovvio, a Como, il quale a un certo punto si dimette, perché a un certo punto capisce che il ruolo del magistrato non può più essere svolto liberamente,
liberamente, che c'è il potere, dice ai magistrati che cosa devono fare. E lui questa cosa non la sopporta e lo fa e si dimette, come dire, seguendo la procedura in una certa misura, è un uomo, liccio, questa voce, è un uomo ricco, nel senso che anche importante, è un uomo della, dei ceti alti, diciamo così, è un uomo che a metà della sua vita si deve prova a fare l'avvocato, poi non ci riesce perché ovviamente il fascismo gliel'ha giurata, si reinventa imprenditore. Dopo 8 settembre, quando comincia la lotta di liberazione nazionale, quando comincia la resistenza armata, è un uomo di 60 anni, no? Certo, oggi a noi 60 anni sembrano di meno, per Amato Perretta è uno che legittimamente potrebbe stare alla finestra, potrebbe semplicemente fare da